Allora, ricordiamo, prendiamo la funzione integrabile secondo Riemann su meno pi greco pi greco, quindi in particolare limitata, integrabile, essendo integrabile secondo Riemann. Vi ricordo chi sono i coefficienti a con n è uguale a 1 su pi greco integrale da meno pi greco e pi greco f di x coseno di nx di x, poi b con n uguale 1 su pi greco integrale da meno pi greco e pi greco f di x seno di nx di x, che sono uguali per definizione, cioè sono definiti in questo modo. Allora vi ricordo che s con n di x, che è la somma parziale della serie di Fourier di f, è data da a con 0 mezzi più somma per h che va da 1 ad n di a con h coseno di hx più di con h seno di hx. Adesso, l'altra volta abbiamo fatto tutta una serie di discorsi introduttivi, in particolare abbiamo dimostrato anche la disuguaglianza di Bessel, ma che poi in realtà è un'uguaglianza, almeno per questo tipo di funzioni. Vogliamo però adesso vedere qualcosa di più sostanzioso, cioè sostanzialmente noi vorremmo che in qualche senso s con n converga a f. Allora, però per fare questo ci vogliono delle ipotesi suppletive ulteriori. Allora, cominciamo con il teorema della convergenza puntuale. Allora, supponiamo che f sia di classe C1 su meno pi greco pi greco meno x1 xk, dove x1 maggiore di meno pi greco minore di x2 minore di xk minore di pi greco. Per ogni, inoltre, esista il limite per x che tende a x con j da sinistra o da destra di f di x, questo lo chiamiamo f di xj meno o più, meno se il limite è da sinistra. Qua dovrei scriverlo, ripeterlo due volte, però penso si capisca. Se ci metto da sinistra, il limite da sinistra è f di x con j meno, se ci metto il limite da destra è f di x con j più. Ma non solo, deve esistere anche il limite per x che tende a x con j da sinistra o da destra della derivata di f. Questo qui lo chiamiamo f' di x con j meno o più. Ok? Queste sono le ipotesi. Una funzione del genere, f si dice tutto questo equivale a dire che f è regolare a tratti. Okay.
ci manca. Stesso lo segue in definizione. Tutta questa roba qui si diceva. Dobbiamo fare adesso però scrivere l'enunciato del teorema della convergenza temporale. Va bene, andiamo sulla. Continuo là. Allora, quindi, allora, S con N di X converge puntualmente verso una funzione che chiamiamo F di X. Io l'ho presa definita in meno pi greco pi greco, però la serie di Fourier, la somma parziale, è definita su tutto R ed è periodica di periodo pi greco. Quindi se converge in meno pi greco, come converge? Converge in realtà su tutto R. Quindi questa funzione f di tilde è definita su tutto R. Allora, la prima cosa è che f di tilde è 2 pi greco periodica. Secondo, f tilde di x coincide con f di x per ogni x appartenente a meno pi greco aperto meno x1, x2, xk. Cioè, dove la funzione è continua, perché attenzione, questa funzione qui nei punti x1, x2, xk non è continua, perché, o almeno non necessariamente, perché quando andiamo a fare questo limite sinistro e questo limite destro possono essere diversi. Se ci fate caso, io qui non ho scritto quanto la funzione f debba valere nei punti x1, perché è irrilevante. Siccome sono un numero finito di punti e la serie di Fourier è definita mediante integrali, i coefficienti della serie di Fourier sono definiti mediante integrali, il fatto di alterare la funzione f in un numero finito di punti non comporta nessun problema. Attenzione che anche il punto meno t greco e pi greco sono stati tolti dalla questione. Allora, 3 f tilde di x con j a t è uguale a f di x con j meno più f di x con j più fratto 2. Invece f tilde di meno pi greco che è uguale a f tilde di pi greco è uguale a f di meno pi greco più f di pi greco mezzi. Perché ci vuole questa precisazione? Perché se voi
ci fate caso, nelle ipotesi la funzione era c1 fin sugli estremi, che significa che nel punto meno pi greco esiste il valore della funzione e la derivata a destra, la funzione è continua, la derivata prima è continua, però solo da destra, perché solo da destra si possa arrivare meno pi greco, altrettanto in pi greco, però solo da sinistra. Però nessuno mi dice che il valore in meno pi greco e in pi greco siano uguali. Allora, quando voi prendete la funzione f e la ripetete con lo stampino per fare la funzione periodica, cosa succede? Pensate alla funzione x. Allora, quando ripetete, voi la tagliate da meno pi greco a pi greco, poi la ripetete per fare la funzione periodica, è chiaro che nel punto pi greco viene fuori un punto di discontinuità, ma un punto di discontinuità del tipo esattamente come quelli che avevamo detto prima. Ok? No? Come quelli che avevamo previsto qua. Cioè, cosa succede? Che nel punto pi greco tu hai la funzione x da sinistra e la funzione x meno 2 pi greco da destra. Allora, quando tu vai a fare tra l'altro la derivata prima è la stessa, sia a sinistra che a destra vale 1, no? Se io facciamo un esempio, prendo f di x uguale x tra meno pi greco e pi greco, la funzione vale 1, no? Poi però la mia funzione, la mia serie di somma parziale s con n convergerà a questa qui periodizzata, ma quando la vado a periodizzare che succede? Vedete? In pi greco io ho un limite da sinistra e un limite da destra che sono diversi, questo vale pi greco e questo sarà uguale al valore della funzione in meno pi greco, che è meno pi greco. Quindi la nostra serie somma parziale della serie Fourier convergerà in questo punto a 0. Chiaro? Okay. Allora, questo è sempre un po' impiccioso da enunciare per bene, però mi sembra di aver scritto tutto correttamente. Quindi lo ripeto. Quali sono le ipotesi del teorema della convergenza puntuale? Le ipotesi sono che la funzione di classe C1 posso togliere però dall'intervallo meno pi greco pi greco anche un numero finito di punti. Ma in questi punti deve esistere il limite della derivata della funzione da sinistra e da destra e il limite della derivata prima da sinistra e da destra. Fate attenzione che se qua io metto solo per esempio anche una funzione continua, anche continua col valore in meno pi greco uguale al valore in pi greco, il teorema della convergenza puntuale in generale non vale, ci sono dei controesempi piuttosto complicati. Ok, allora che cosa succede? Che in questa ipotesi la mia somma parziale della serie di Fourier converge a f di t. Allora, come è fatta f di t? F di t è una funzione 2 pi greco periodica definita su tutto f. Poi coincide con la f in tutti i punti dove sicuramente la f è continua, tranne che sugli estremi, perché il problema è che anche se sugli estremi è continua visto da destra o visto da sinistra, in realtà non è continuo quando lo periodizziamo, può non essere continuo quando lo periodizziamo. Nei punti di discontinuità, siccome esistevano i limiti di sinistra e destra, il limite è uguale, è salomonico, diciamo, fa la semisomma, fa il valore medio dei limiti di sinistra e destra. Nel punto meno pi greco e pi greco è un fatto che il valore medio dei valori della f è meno pi greco. È chiaro fino a qui, quindi l'enunciato spero che sia chiaro. Adesso dobbiamo fare la dimostrazione.
Allora, per prima cosa la nostra f per precisione era definita tra meno π greco e π greco, però immaginiamo definita su tutto R. Abbiamo, quando andiamo a periodizzare abbiamo un problema, perché noi avevamo definito in meno π greco e π greco, e allora per essere periodica questi due valori dovrebbero essere uguali. Sceglietene uno, questa qua la chiamo ancora impropriamente f perché in realtà la sto modificando, la sto estendendo. Però giusto per farvi capire, adesso la voglio periodica su tutto R, facciamo un esempio. Se f era questa, f adesso la immagino questa. Non mi interessa quale valore prendiate in meno pi greco o in pi greco, scegliete uno dei due. Perché? Perché da non mi interessa, perché questo non va a modificare in alcun modo i valori dei coefficienti della serie di Fourier, perché sono dati mediante integrali. Chiaro? Quindi modificare la funzione di un punto a mia vita. Ok. Quindi scrivo, immaginiamo scegliamo come, allora facciamo così. Prendiamo proprio F tilde, facciamo così che è meglio. Prendiamo F tilde, tale F tilde è stata definita. F tilde in questo modo è definita univoca? Allora, io cosa devo fare? Devo fare f tilde di x meno s con n di x. E vorrei dimostrare che questo, quando n tende infinito, converge puntualmente a 0 per ogni x appartenente a f. Questo è il mio obiettivo. Cominciamo a scrivere un lemma. Lo scrivo qua il lemma. Allora io un mezzo più somma per h che va da 1 fino ad n di coseno di hx, questo deve essere uguale a seno di n più un mezzo x fratto 2 seno di x. Allora, facciamo un paio di controlli. Vediamo se questo è vero per n uguale a 0 e per n uguale a 1. Se ci metto n uguale a 0, questo pezzo non c'è, perché qua la somma va da 1 a 0, e quindi qua mi rimane un mezzo. Se qua metto n uguale a 0, qua mi viene seno di un mezzo x fratto seno di un mezzo x, e rimane un mezzo. E quindi si trova per n uguale a 0 l'uguaglianza è verificata. Andiamo a vedere per n uguale a 1. Se n uguale a 1,
stavolta mi viene a sinistra un mezzo più coseno di x, che dovrebbe essere uguale, se è vera questa uguaglianza, a seno di 3 mezzi x fratto 2 seno di x mezzi. Ok? Allora, moltiplichiamo per 2 seno di x mezzi. Allora, moltiplicando per 2 seno di x mezzi, naturalmente questo discorso è vero per ogni x diverso da 0, in realtà. Cioè, vero in generale. Non è che cioè, se qua ci sta 0 al denominatore. Comunque, quando andiamo a moltiplicare per 2 seno di x mezzi, qua mi viene seno di x mezzi più 2 seno di x mezzi coseno di x uguale seno di x mezzi, seno di 3 mezzi x. O no? Adesso portate, anzi scriviamo al contrario, seno di 3 mezzi x meno seno di x mezzi uguale a 2 seno di x mezzi coseno di x, e questa che cos'è? Non è proprio la formula di Prostaperesi della differenza di due seni. La differenza di due seni è uguale a due volte il seno della semidifferenza. Quando faccio la differenza viene 3 mezzi x meno x mezzi fa x fratto 2 fa x mezzi, per il coseno della semisomma. La semisomma fa 3 mezzi x più x mezzi fa 2x fratto 2 fa x. Quindi anche questa è vera. Ok? Allora, continuiamo la dimostrazione del lemma, poi alla fine lasciamo l'enunciato del lemma e la dimostrazione la cancelliamo. Quindi continuiamo qua. Come può continuare la dimostrazione del lemma? Chiaramente può continuare l'induzione. Cioè io ho verificato che questa formula è vera per n uguale a 0 e per n uguale a 1. Chiaro? Boh, potevo farlo anche solo per uno dei due, in realtà. Però adesso supponiamo che sia vera per un certo n. Dobbiamo dimostrare l'ipotesi induttiva, cioè dobbiamo dimostrare che l'affermazione, se l'affermazione è vera per n, deve essere vera anche per n più 1. Allora andiamo a scrivere un mezzo più la somma per h che va da 1 a n più 1 del coseno di hx. Questo quanto deve fare? Questo fa la somma fino a n, un mezzo più la somma per h che va da 1 a n di coseno di hx più coseno di n più 1x uguale, l'ultimo l'ho scritto a parte, no? Adesso per ipotesi induttiva questo è uguale a questo, quindi qua mi viene seno di n più un mezzo x fratto 2 seno di x mezzi più coseno di n più 1x, e sarà tutto ciò uguale a seno di n più 3 mezzi x fratto 2 seno di x mezzi.
Allora, quest'ultima uguaglianza è vera se e solo se moltiplichiamo, supponiamo che il denominatore ovviamente sia diverso da 0. Quindi il nostro x dove lo prendiamo? Lo prendiamo per esempio tra 0 e 2π greco. Perché? Perché tra 0 e 2π greco, x mezzo è compreso tra 0 e π greco, e tra 0 e π greco il segno è diverso da 0. È chiaro? Allo stesso modo lo possiamo supporre tra 0 e 2π greco. Allo stesso modo sì, possiamo supporlo tra meno 2π greco e 0. Cioè tra meno 2π greco e π greco. Anche qua va bene. Solo in 0 non va bene, nel periodo. Ok. Adesso però, questa forma quando è che è vera? Togliamo il denominatore e cosa mi viene? Mi viene seno di, scrivo qua, seno di n più 3 mezzi x meno seno di n più 1 mezzo x uguale, quando tolgo i denominatori, questi si tolgono, questo lo posto di qua così scrivo questa differenza, e questa differenza chi deve essere uguale? Deve essere uguale a 2 seno x mezzi per coseno di n più 1 per x. E come vedete un'altra volta è vera, perché questa è un'altra volta la formula di Costa-Pezzi, perché la differenza di due segni, seno di p meno seno di q, è uguale a 2 volte seno di p meno q mezzi, p meno q mezzi, n se ne va, 3 mezzi meno 1, meno 1 mezzo fa 1, diviso 2 fa 1 mezzo, x. E invece per il coseno della semisomma, la semisomma in questo caso n non se ne va, viene n più n che fa 2n, 3 mezzi più 1 mezzo che fa 2, quando vado a dividere per 2, 2n più 2 fratto 2 fa n più 1, e quindi questo qua, ok? Quindi se l'uguaglianza era vera per n, è vera anche per n più 1. Oh, questa uguaglianza qui la lasciamo scritta perché ci servirà più volte. Ok. Quindi il lemma è dimostrato. Allora, cominciamo a scrivere S con N di X. S con N di X, chi è? È A con 0 mezzi più la somma per N che va, per H che va da 1 a N, di A con H coseno di HX più di con H seno di HX. Adesso andiamo a sostituire al posto di A con 0, A con H e B con H le loro espressioni con gli integrali. Quindi qua abbiamo un mezzo integrale tra meno pi greco, anzi 1 su 2 pi greco integrato a meno pi greco e pi greco di f di t in dt. A con 0 mezzi. A con 0 chi è? 1 su pi greco integrale di, non voglio usare la x per non confondermi, tanto o la chiamo t o la chiamo y, potrei anche chiamarla, non la posso chiamare x perché qua x è un valore fissato in cui sto calcolando s con n, quindi devo usare un'altra variabile. Poi abbiamo più 1 su pi greco, lo metto in evidenza perché c'è in tutti i termini, somma per h che va da 1 a n. Allora qui cosa abbiamo? Integrale tra meno pi greco
epigrefo di f di t coseno di t coseno di x più seno di t seno di x in t, scusate, seno di hx e coseno di ht. Lo scrivo per scrivere stretto f di t che motivi coseno di ht per coseno di hx più seno di ht per seno di hx di t. Allora uno dice, ma da dove è uscita questa roba? Allora prendiamo per esempio questo pezzetto qua. Allora, quello è 1 su pi greco integrale di f di t coseno di ht dt. Poi però fuori devi moltiplicare il coseno di hx. Ma siccome il coseno di hx non dipende da t, o lo scrivo fuori dell'integrale o lo scrivo dentro l'integrale, è la stessa cosa. Stesso discorso per pi con h seno di hx. Pi con h è 1 su pi greco, sta qua, integrale di f di t per seno di ht in dt. E fuori seno di hx, ma seno di hx lo posso tranquillamente mettere dentro. Quando prendo questi due integrali, f di t è in comune, quindi lo metto in evidenza e lascio tutta questa parte. È chiaro? Non è un passaggio complicato. Uguale. Qua ci manca il dire. Uguale. Allora abbiamo 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f di t che moltiplica un mezzo più somma per h che va da 1 a n. Allora guardate, fino a qui non abbiamo fatto altro che riscrivere questo, perché l'un mezzo invece di fuori l'ho portato dentro. Prendete il primo pezzo, no? Qua alla fine metterò del t, un mezzo f di t del t fratto 1, fratto pi greco, quello di prima. Adesso, attenzione che quello che sta scritto in parentesi quadra è cosen A cosen B più sen A sen B. Chi è? È coseno di A meno B. Quindi qua mi viene coseno di H volte t meno x in dx in dt, scusate, chiusa la parentesi, in dt. Bene. Bene. Allora, questa è esattamente, beh, ancora non è esattamente. Io cosa posso fare? Posso fare qui un cambiamento di variabile. Posso fare qui un cambiamento di variabile. Cioè, posso chiamare t-x, lo chiamo con una nuova variabile, chiamiamolo v. Poi lo richiamiamo t per comodità, perché la v non mi dico. Quindi questo qui, che cos'è? 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco tra meno pi greco meno x
e pi greco meno x, perché quando t vale meno pi greco, questo vale meno pi greco meno x, di f di v più x è compreso da meno pi greco e pi greco, per un mezzo più somma per h che va da 1 a n di coseno di hv in dv. Ok? Allora, adesso fate attenzione, perché io dico che qua o ci metto la F o ci metto la F tilde, è la stessa cosa. Voi riscrivete il passaggio. O ci metto la F o ci metto la F tilde, è la stessa cosa. Perché? Allora, V più X sta tra meno pi greco e pi greco, e la F e la F tilde coincidevano tranne che in un numero finito di punti. Quindi, quando vado a fare l'integrale, non cambia. Dice, ma è moltiplicata per l'altra funzione, e il prodotto delle due funzioni sarà integrabile secondo Riemann e coinciderà con quello, diciamo, o ci metti F o ci metti F tilde, coincideranno i prodotti tranne che in un numero finito di punti. Quindi quando vado a fare l'integrale, non cambia. Allora, io cancello la prima riga, così continuo a scrivere Sn uguale. Sn era uguale a una serie di cose, che poi era uguale a questo, che è uguale a che cosa? Adesso io dico che io posso cambiare l'integrale e scrivere f tilde di v più x, vabbè, questo qua lo cambio dopo, un mezzo più somma per h, così è più chiaro, coseno di hv e v. Perché? Allora, se ci fate caso, questa funzione, la funzione f tilde, è la periodica di periodo 2 pi greco. Queste pure sono minimo, vabbè, la costante c'ha qualunque periodo vogliate. Qua avevate coseno di x, che è la periodica di periodo 2 pi greco, coseno di x, che è la periodica di periodo 2, la metà, e quindi anche 2 pi greco, e così via. Coseno di 3x, che è la periodica di periodo 2 pi greco terzi, e quindi comunque di periodo 2 pi greco, quindi questa somma è periodica di periodo 2 pi greco. Ora, per farvi capire questo passaggio mi serve un po' un pezzettino per fare una figura, ricaviamolo qua. Allora, voi avevate una funzione, mettiamo, facciamola supponiamo che questa funzione sia periodo di periodo meno pi greco pi greco. Non è venuto bene il pi greco. Ok. Allora, il periodo è questo qua, chiaro? Diciamo la metà sta circa qua. Ora, che cosa succede? Facciamola più precisamente il periodo. È chiaro che io devo fare il grafico a mano, quindi non è che può venire perfetto. Ok. Quando andate a fare integrale tra meno pi greco e pi greco, vi viene una certa quantità. Però adesso, se questo integrale lo shiftate, lo spostate un po', che succede? Se la funzione è periodica, quello che perdete da una parte lo recuperate dall'altra. È esattamente la stessa
questo pezzo lo perdete di qua, lo ritrovate qua. Quindi per una funzione periodica, se io prendo il mio intervallo che è lungo un periodo e lo sposto, non succede niente, quindi qua non devo cambiare la variabile, non devo fare la traslazione. Non sto facendo un cambiamento di variabile, sto cambiando l'intervallo di integrazione, ma cambiando l'intervallo di integrazione a una funzione periodica, se l'intervallo di integrazione è lungo un periodo, non cambia il valore dell'integrale, perché il pezzetto di integrale è aperto a sinistra lo guadagna a destra, o viceversa, a seconda del se x è positivo o meno. Ok? Adesso uso finalmente il lemma e dico che questo qui è 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f di x f tilde di t log, v lo voglio chiamare t, dando una variabile muta, ci integro sopra, più x però f di t più x meno, scusate, per la parentesi non è altro che seno di n più un mezzo t fratto seno di t mezzi per 2 in dt. T perché v l'ho chiamato t. Questo è s con n di x. Quindi fino a mo non abbiamo fatto altro che manipolare l'espressione di s con n di x fino a farlo diventare questo. Ok? Adesso però io vorrei scrivere anche f tilde di x in un certo modo. Come lo posso scrivere? Ma guardate che io non posso scriverlo tranquillamente come 1 su integrale da meno pi greco e pi greco di f tilde di x per seno di, qua ci mettiamo pi greco, n più un mezzo t fratto 2 seno di t mezzi in dt. Perché? Perché? Allora, è evidente perché. Questa è una costante, va fuori. Ma quando prendo questo nella variabile t, posso usare il lemma al contrario e scrivere che è uguale a un mezzo più questa somma di coseni. Quando lo vado a integrare sul periodo, che succede? L'integrale dei coseni sul periodo fa 0, perché il coseno c'ha media nulla, e mi rimane l'integrale di un mezzo. Questo passa fuori. L'integrale di un mezzo tra meno pi greco e pi greco, quanto fa? 2 pi greco per un mezzo fa pi greco. Pi greco diviso pi greco fa 1, mi rimane tutto quanto fa 1 per f di t. E quindi mi rimane f di t. Ok? Quindi, così come seno di Sn di x fa questa quantità qui, f tilde di x fa questa quantità qui. Questo pezzo, che è fondamentale per fare tutta questa cosa, si chiama nucleo di Dirichlet. Questo qua. Adesso quindi io vado a fare la differenza
facciamo S con n di x meno f di x, lo scrivo qua sotto, tanto voi ce l'avete scritto sul quaderno, io me lo ricordo. Questo è uguale all'integrale 1 su pi greco e l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f tilde di v più x meno f tilde di, scusate, di t più x meno f tilde di x fratto 2 seno di t mezzi per seno di n più un mezzo e t. Ok, non ho fatto altro che scrivere la differenza, uno su pi greco in evidenza, questo dall'altra parte c'era questo in evidenza, quindi la differenza, e poi c'è il nucleo di Dirichlet. Il nucleo di Dirichlet, il numeratore lo lascio da parte, il denominatore lo metto sotto qua. Ok? Io devo dimostrare che tutta questa roba qui tende a zero. Ci metto ancora il punto interrogativo perché non lo sappiamo. Fino adesso abbiamo fatto soltanto una manipolazione. Va bene? Ok. Adesso dobbiamo continuare a fare manipolazioni, però dobbiamo fare prima un'operazione fondamentale. Il lemma non mi serve più, quindi io cancello tutto quello che sta al di sopra di questa formula per lasciare tutto sulla stessa lavagna. Questo lo lascio ancora scritto, che poi è l'opposto di quello, quindi di quello, quello che sta scritto sotto, quindi se come è già zero questo, come è già zero quello. E andiamo a scrivere S con n di x meno f tilde di x, così capite perché ci voglio il limite sinistro e destro tra poco. Lo vado a scrivere come 1 su pi greco per l'integrale tra 0 e pi greco di f tilde di t più x meno f tilde di x fratto 2 seno di t mezzi per seno di n più un mezzo t in dt più 1 su pi greco integrale tra meno pi greco e 0 di f tilde di t più x meno f tilde di x fratto 2 seno di t mezzi per seno di n più un mezzo. Adesso scusate, qua in verità, f tilde di x, lo scrivo qua sopra, era in ogni caso uguale a f di x meno più f di x più fratto 2. Ok? Ok, allora quando io vado a dimezzare il mio integrale, qua
per fare, per essere più preciso, fatemi cancellare qua perché non è esattamente, cioè non è neanche, ma lo posso correggere, però voglio un po' più di spazio per spiegare. Ok? Allora, io cosa faccio? L'integrale tra meno pi greco e 0 del nucleo di Dirichlet e l'integrale tra 0 e pi greco del nucleo di Dirichlet quanto fanno? Allora, se adesso io purtroppo l'ho cancellato ma non lo ricordo a memoria, voi ce l'avete scritto su quaderno. Se vi ricordate, quello era un mezzo più certi coseni. Stavolta non stiamo sul periodo del coseno, però stiamo su metà del periodo nella quale comunque il coseno quando vado a integrare fa 0. Se vi ricordate la funzione coseno, se io la integro tra 0 e pi greco o tra meno pi greco e 0, integrale fa 0 stesso, anche se non è tutto il periodo, e questo vale anche per coseno di 2x, vale anche per coseno di 3x, perché è sempre un numero intero di mezzi periodi. Quindi quando andate a usare il lemma, quando vado a fare, usate il lemma, quindi questo è un mezzo più una somma di coseni, quando andate a fare l'integrale la somma dei coseni va via e vi rimane soltanto l'integrale di un mezzo, quindi questo fa, qua fa pi greco mezzi. Ok? Fa pi greco mezzi. Quindi io cosa posso dire? Che quando vado a fare l'integrale di, per esempio, f di x meno tra meno pi greco e 0 mezzi in dt, questo quanto qua, quanto fa? Fa pi greco f di x meno mezzi. Quindi posso anche dire che questo fa che f di x meno è uguale all'integrale tra meno pi greco e 0, per esempio, di, del nucleo di Dirichlet, quindi qua seno di n più un mezzo pi fratto 2 seno di questo qua e t fa questo per pi greco mezzi, no? Questa è la costante, l'integrale del nucleo di Dirichlet l'avevamo calcolato e fa pi greco mezzi. Ok?
E la stessa cosa tra 0 e pi greco. In quel caso ci metterò f di x più. Quando devo scrivere anche quello, pi greco mezzi per f di x più è uguale all'integrale tra 0 e pi greco di f di x più per seno di n più un mezzo per pi fratto 2 seno di pi mezzi in dt. Ok? Adesso io voglio sempre riscrivere questa differenza. Cancello qui, perché non voglio andare a usare la lavagna di dietro. E dico che questa differenza Sn di x meno f tilde di x, questa qua è uguale a Sn di x meno f di x più più f di x meno mezzi, perché questo è vero sempre per ogni x la funzione, è vero anche nei punti di continuità, perché nei punti di continuità qua c'è f di x, qua c'è f di x, fare 2f di x fratto 2 che fa f di x che è uguale a f di x. Se invece f di x non è uguale a f, è uguale a f di x meno più f di x più diviso 2, quindi ci sostituite il valore e quindi fate meno f di x. Io dico che questo è uguale, questo non mi serve più, è uguale a 1 su pi greco per l'integrale tra 0 e pi greco di f tilde di t più x meno f di x più, andiamo bene questa qui, per il nucleo di Riccione. Allora, scriviamo il nucleo di Riccione, porto questi due seno di pi mezzo per seno di n più di, poi è più 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e 0 di f di t più x meno f di x meno fra 2 seno di t mezzi per seno di n più un mezzo per t, tutto quanto in dt, ci manca qua la parentesi dt più dt. Perché? Vabbè, il primo pezzo, questo per questo e questo per questo, non sono altro che l'integrale di questo, che era tra meno pi greco e pi greco, stava spezzato in due pezzi, l'integrale tra meno pi greco e 0 è integrato da 0 e pi greco. Il secondo pezzo quanto fa? E beh, qua mi viene, prendiamo questo per esempio, mi viene meno f di x meno, poi l'integrale di questo fa pi greco mezzo, diviso pi greco fa un mezzo, mi viene meno f di x meno mezzi, e si trova l'integrale da quest'altra parte meno f di x più. Poi c'è il nucleo di Dirichlet. Devo integrare solo il nucleo di Dirichlet perché questo è costante, diciamo non dipende dal tipo. Il nucleo di Dirichlet mi fa pi greco mezzo, se mi piglio pi greco mi viene meno f di x più. E quindi si trova perfettamente. Quindi adesso posso finalmente cancellare. Dopo tutte queste manipolazioni io sono arrivato a scrivere, praticamente abbiamo finito, io sono arrivato a scrivere che questa differenza è la somma di questi due pezzi. Se ovviamente riesco a dimostrare che questi due pezzi vanno a zero, ho finito. Allora prendiamo quello di destra,
che è più facile ragionare più sopra, quello di sinistra è analogo. Allora, notare, cominciamo a notare che cominciamo a considerare questa funzione g di t uguale. Allora, dove è definito questa funzione? È definita per t tra meno pi greco e 0. Ok? In 0 non mi interessa perché comunque è definita mediante, poi la devo integrare, quindi il valore in 0 gli potete dare il valore che vi pare. Ma in realtà g di t, quindi, ah no, scusate, prendiamo questo, che volevo farlo da destra il ragionamento, poi l'avevo già fatto, avevo già invertito i due pezzi, ho messo prima quello con f di sub. Allora, quindi g di t è definita per t tra 0 e pi greco, quindi stiamo a destra di x, e abbiamo f di t più x meno f di x più fratto 2 seno di t mezzo. Ma questa qui, che cosa? Allora, questa funzione qui, la funzione f tilde era una funzione limitata, perché se vi ricordate la funzione era c1 tranne il numero finito di punti, però allora uno dice in quei punti la funzione poteva non essere limitata, no, perché esisteva il limite sinistro e destro. Quindi questa è una funzione limitata, questo è un valore fisso, questa è una funzione limitata lontano da 0, quindi questa funzione sarebbe limitata tranne per il fatto che vicino a 0 uno dice ma vicino a 0 il denominatore va a 0. Però attenzione, se io qua moltiplico e divido per chi, questa quantità sappiamo bene che quando chi tende a 0 tende a 1. Questo chi è? Vicino, quando t tende a 0 la f tilde vale f, perché se stiamo in x, sia che x sia uno di x con j, sia se x è un altro punto, comunque diciamo, se io prendo un intervallo abbastanza piccolo qua di altri punti di discontinuità non ce ne stanno, ci può stare eventualmente solo quello coincidente con x, se x è uguale a x con j. Quindi diciamo, per t vicino a 0 allora scriviamo così, scriviamo in maniera formalmente corretta: il limite per t che tende a 0 di g di t è uguale al limite per t che tende a 0 di f di t più x meno f di x più fratto t. E questo chi è? Come si chiama questa qui? Questo è il limite del rapporto incrementale fatto a destra, che è la derivata destra, che noi sappiamo che esiste. Se lo fate dall'altra parte è la derivata sinistra. Quindi g di t è limitata in 0 2 pi greco. In 0 da quando lo metti? Mettilo quando ti pare, però non succede. In 0 pi greco. 0. Tanto qua stiamo ragionando su questo pezzo, devi integrare da 0 pi greco. Ok? Adesso andiamo a vedere chi era il mio integrale. Il mio integrale era, a parte era 1 su pi greco, per l'integrale tra 0 e pi greco di g di t
che ha una funzione limitata e integrabile secondo Riemann, perché non è altro che il rapporto di funzioni integrabili secondo Riemann, ma limitate, limitato, per, come si fa a segno di un mezzo t? Devo fare seno di alfa più beta, quindi devo fare seno di t mezzi coseno di nt più coseno di t mezzi seno di nt. Quindi. Ora, prendete la funzione gd di t, noi chiamiamola g cappuccio di t, uguale g di t per t ma compreso tra 0 e pi greco e 0 per t compreso tra meno pi greco e 0. Questo integrale qua è uguale a 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco di g cappuccio di t seno di t mezzi coseno di nt più coseno di t mezzi seno di nt. E io dico uguale lo scrivo dalla parte destra, così adesso il limite lo faccio da questa parte, dico che questo tende a zero. Ma perché uno può non avere colto subito il punto? Il punto fondamentale di tutto è che questa funzione è limitata. Allora, perché questa è uguale a questa intanto? Vabbè, io per far vedere che è un integrale anche sul periodo la metto 0 dall'altra parte, così quando voi dovete integrare tra meno pi greco e pi greco, siccome questo fa 0, tra 0 e pi greco è quello di prima. Ora, anche qui abbiamo la somma di due addendi. Il primo addendo chi è? G cappuccio per seno di t mezzi. Allora, seno di t mezzi è una funzione continua e limitata, con questo tra meno 1. Per questa continua a essere una funzione limitata, integrabile secondo Riemann è limitata. Idem G cappuccio per coseno, una funzione limitata e integrabile secondo Riemann. Ma per le funzioni integrabili secondo Riemann, quindi limitate, noi abbiamo già sappiamo la disuguaglianza di Bessel. Cosa sappiamo? Che la somma dei coefficienti di Fourier al quadrato è come? Allora, ma qual è la condizione necessaria perché una serie sia convergente? Se vi ricordate, lo scrivo qua sopra, mi serve un pezzettino qua, ma per qualunque io uso alfa 0 e alfa k e alfa n beta n, perché non stiamo parlando della funzione f, stiamo parlando di un'altra funzione, per esempio una di quelle due là. Se questa serie converge, questa è la serie dei coefficienti di Fourier di una funzione quadrata. Sappiamo che se la funzione è integrabile secondo Riemann, questa serie sicuramente è come? Qual è la condizione necessaria? Che il termine ennesimo deve l'addendo ennesimo deve tendere a 0. Condizione necessaria affinché una serie sia convergente. Non sufficiente, ma necessaria. Quindi che significa? Che a con n quadro più b con n quadro deve tendere, e quindi a con n, scusate, alfa n, b con n e beta n devono tendere tutti e due a 0, perché se uno dei due non tendesse a 0 la somma al quadrato non tenderebbe sicuramente a 0. Ma questi cosa sono? Allora, quando faccio questa, per questa è una funzione integrabile secondo Riemann, quando moltiplico il coseno di nt è il coefficiente di Fourier di tipo alfa n e quindi tende a 0. Questa è un'altra
questa per questa è un'altra funzione limitata, per seno di NT è coefficiente di Fourier di un'altra funzione, ma sempre integrabile secondo Riemann, di tipo beta n, e quindi quando n è predefinito tende a fine della dimostrazione. Quindi, come vedete, l'aspetto essenziale della dimostrazione sta tutto nel far vedere che quella differenza non è altro che il rapporto incrementale della mia funzione fatto a sinistra o a destra, e vabbè, mo l'ho cancellato, no, l'ho cancellato, il rapporto incrementale della mia funzione fatto a destra o fatto a sinistra, perché questo è fatto a sinistra? Perché qua x è negativo, quindi qua ci stiamo convergendo da sinistra e convergerà la derivata sinistra. Questo sostanzialmente è la derivata sinistra, quando mi avvicino, quando t si avvicina a 0. E quindi questo rapporto incrementale, quando sto lontano da 0, non mi dà problemi, poteva andare all'infinito solo in 0, ma non va all'infinito perché so che esiste la derivata meno, quindi quello si mantiene limitato. Quindi questa funzione è limitata e questa funzione si comporta, quando vado a moltiplicare e fare l'integrale, questa funzione si comporta come, cioè l'integrale si comporta come un coefficiente di Fourier di una funzione di integrale secondo primo. Ma il coefficiente di Fourier è una funzione di integrale secondo primo, quando andiamo all'infinito tendono a 0. E quindi tutto sta a capire che questo è limitato. Quindi vedete come, cioè io posso anche supporre, no? A me non interessa in realtà che esista la derivata prima, sinistra e destra. Cosa mi interessa? Che questo rapporto sia limitato, che è un po' di mix. Se volete potremmo riscrivere il teorema attenuando leggermente l'ipotesi, però è acqua che non toglie sete, no? È chiaro che così si capisce meglio, perché uno dice esiste nel punto x, cioè il limite sinistra e destra, poi come si fanno la derivata sinistra e la derivata destra? Quando fai la derivata destra devi usare il limite destra per fare il rapporto incrementale, quando fai la derivata sinistra devi usare il limite sinistra per fare il rapporto incrementale, ok? Questi rapporti incrementali tendono alla derivata prima, destra questa e sinistra questa, e quindi rimangono limitati. Quindi tutte le manipolazioni che abbiamo fatto servono soltanto a dimostrare che una certa funzione rimane limitata, perché nel momento in cui è limitata e la moltiplico per questa funzione, che è una funzione periodica che oscilla molto velocemente, oppure per questa funzione, anche qui, per questa funzione è una funzione che periodica oscilla molto velocemente, quando avete una funzione limitata per una funzione che oscilla sempre più velocemente, l'integrale, questo si potrebbe anche dimostrare a parte, si chiama lemma di Riemann, ma segue direttamente dalla disuguaglianza di l'integrale tende a 0. Se voi avete una funzione limitata, la moltiplicate per una funzione periodica, mandate il periodo 0 o la frequenza della funzione all'infinito, una funzione tipo questa qua, questa non è altro che una funzione periodica leggermente shiftata, no? Infatti shiftata non fa niente. Ah, perché quando andiamo a sviluppare il prodotto produce quei due pezzi là, e quindi cambia semplicemente la funzione fissa per la quale moltipliamo seno di NT o coseno di NT. Quando prendete questa funzione moltiplicata per coseno di NT, o quando prendete questa funzione moltiplicata per seno di NT, questa per coseno di NT oppure questa per seno di NT, l'integrale quando n tende a fine deve per forza, in virtù della disuguaglianza di Bessel, deve tendere a... Quindi, come vedete, la disuguaglianza di Bessel non è stata soltanto fine a se stessa, eh? Poi in realtà probabilmente vedremo che si tratta di un'uguaglianza, cioè che si tratta di un'uguaglianza è certo per le funzioni L2, probabilmente vedremo sotto quali ipotesi, insomma, quello devo decidere se fare la dimostrazione in certi casi. Però, come vedete, tutte quelle manipolazioni sono servite semplicemente a dimostrare che questo pezzo qua, quando t tende a 0 si mantengono limitati. Cioè, che, questo si mantenga, che questi due pezzi si mantengono limitati lo so dalle ipotesi. Tutte le manipolazioni sono
sono serviti a dimostrare che quella differenza se n di x meno f tilde di x si scrive come somma di questi due integrali, dove tu hai questo pezzo che rimane limitato per un pezzo che ha un coefficiente, cioè scusate, che è una funzione ad alta differenza, e quindi l'integrale è di a 0, e quell'altro pezzo pure la stessa cosa, quindi la somma dell'integrale è di a 0, quindi sn di x meno f tilde di x tende a 0.